è la vocazione, come dire, inclusiva che ha il Salinas ormai da diversi anni, un'agorà, cioè un luogo di incontro per la cittadinanza in cui si discute di tanti argomenti, di tante cose. Diciamo, gli eventi sono l'aspetto, come dire, la manifestazione eclatante di un interesse vero ad aprirsi alla comunità e a fare di questo museo un luogo di discussione, di apertura. I libri sono una nostra grande passione, perché attraverso i libri ci formiamo professionalmente, impariamo a conoscere la vita, impariamo a esplorare il mondo. Quindi abbiamo voluto con gli Avicari proprio pensare una rassegna che mettesse insieme da un lato il nostro amore per i libri, quello che il nostro pubblico ha manifestato tante volte, e anche questo museo, che è una cornice ideale appunto per discutere di questo e di altri temi. L'idea di questa rassegna letteraria nasce praticamente da me e da Caterina Greco, nel voler fondere praticamente questi due mondi, il mondo dell'arte e della cultura. Quindi il museo, visto non solo come luogo da vivere, ma luogo dove poter ospitare degli scrittori, degli autori e dei lettori, naturalmente. Infatti, Amici dei Libri al Salinas nasce proprio da questo. E quindi abbiamo pensato di preparare una piccola rassegna strutturata, diciamo, in un certo modo. Una delle peculiarità di questa rassegna è che sono tutte delle novità. Sono tutti dei libri nuovi, quindi freschi di stampa, tranne quella di un compleanno, perché noi iniziamo oggi con Oscar Farinetti, col suo ultimo libro, che è uscito il 28 settembre e che presentiamo in prima assoluta qui a Palermo, e poi proseguiamo domenica con Simonetta Agnello Orbi, che compie 20 anni praticamente di scrittura dalla Mennulara, e siamo molto contenti di poterla festeggiare qua. Poi avevo voglia di spiegare che cos'è secondo me l'ottimismo, perché ritengo che l'ottimismo sia un valore di cui non si può fare meno oggi. E ho pensato, anziché di scrivere il classico saggio, che poi magari è anche noioso, di scrivere dei racconti. E quindi il libro è composto da 52 racconti dove cerco di mettere in relazione forme diverse di ottimismo per comprendere il senso dell'ottimismo. Quindi l'ottimismo di Napoleone, del self-made man, cioè dell'uomo che si fa da solo e vuole stare da solo, quello di Wellington, che è quello delle alleanze, e vince quello delle alleanze, da quello di Garibaldi, che vuole fare la rivoluzione, all'ottimismo di Re Vittorio Emanuele II, che invece vuole lavorare in maniera un po' più istituzionale, l'ottimismo di Pericle rispetto a quello di Socrate, Aristotele. Qui c'è la parte storica e poi c'è tutta una parte più attuale, anche di fiabe, che a me piacciono tanto le fiabe.